Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Clash Royale. Lo so un po' che non porto Clash Royale, ma dovete capirmi, abbiamo robe da fare. E avevo detto che non lo portavo, ma lo porto ancora. E come vedete, nuovo deck. C'ho qualcosa di interessante da dirvi. E faremo una Road to 6000, perché insomma, io non è che sia altissimo, sono a 5000, sono 1000 trofei. Non credo che riuscirò mai entro... Quanto manca alla fine di season? 5 giorni, non ce la farò mai in 5 giorni. Però quando arriverà la nuova season sicuramente arriveremo ai 6K. Partiremo questa road insieme e vedremo dove arriviamo. Ditemi nel prossimo episodio quale tra il cavaliere e gli arcieri devo potenziare. Questo è il nuovo mazzo modificato con cui ci sto cercando di prendere la mano, che ha sia il gigante che la domatrice e non è per niente facile da utilizzare. E infatti sto avendo delle difficoltà. A proposito, quasi quasi farei un cambio proprio qui così con voi, così per creare un po' di pepe, così già non sono buono con questo, non sono buono neanche con... Quindi ditemi se nel prossimo episodio potenzio gli arcieri. E al posto del fulminone ci metto la farfallozza. Beh, mi è calato di costo, cosa vuol dire? Ah giusto, 2-1, ok. Quindi pompiamo subito così gli arcieri. Arcieri al 12 e prima o poi anche la domatrice al 13, ma voglio aspettare un pochetto. Entriamo subito in battaglia. Sono bello carico. Carico e leggiadro. Leggiadro come... come... SBQ Baby. Bravo SBQ Baby. Non so perché ti chiami in questa maniera, ma... Poretto ha le carte sotto le nostre. Va bene. I ragazzotti mi fanno piacere, ma... insomma, io preferirei che lei evitasse di... Allora, è un push un po' del cappero, però... ho sbagliato la zappa. Bravo, Jack! Vedo che ti ricordi come si gioca! Bravissimo, lei! Vabbè, intanto non mi ha fatto danni e già sono contento così. E sua sorella ha un che di particolare, perché mi dà molto fastidio. Bravo! Ora, lei è una carta che mi piacerebbe tantissimo... Ma allora, Jack, ce l'hai proprio, Ce l'hai dentro, Bravo! Oh, mi sono fatto attivare la torre. Bisogna stare attenti ad utilizzare l'arciera quella lì, perché l'avversario si può far attivare la torre. E io sto sprecando un sacco di mana contro uno che ha due livelli in meno di me. Cioè, le carte in realtà hanno dello stesso livello. Ti prego, dimmi che ci riesci, Yes! Oh, cotto, sei forte! Io adoro la domatrice, raga. Sto giro, per piacere, mi piacerebbe prenderci con la farfallozza. Voi che ne dite? Dimmi che ci ho preso. Oh, sì. Ed è al 12, è vero, me l'ero dimenticato che li shotta. Da quando li hanno modificati, sono 5 e la palla di fuoco li shotta. Quindi noi riprendiamo la questione importante. Allora. Allora, il mini pack, perché l'ho messo? Perché, per quello appunto. Cioè, è appena calato proprio dal cielo. Perché è per lui. Ok, mi sta molto bene perché io con la domatrice a me piacerebbe particolarmente di avere un po' più di campo libero. Ok, dimmi che l'hai tenuto, l'ho tenuto, mi sta benissimo. Quindi te ti metto qua, così non rompi particolarmente i maroni. Questo è un rischio allucinante, però ci dobbiamo provare, è inutile. Ok, non è passato, mi dispiace moltissimo che lei non è passata, però ci dovevo provare. Ok, subito, ti prego, dimmi che ce la fa. Benissimo. Tenuta. E attacchiamo dall'altra parte perché lui lì deve difendersi per forza. Va bene, si è difeso con uno grosso che ha preso già due schicchere. E adesso io farò un'operazione particolare. Esatto, mi sta benissimo, vai. Ok, qui ci mettiamo la fare pallina. Prenderò un po' di schiaffi, ma va bene. Sono in vantaggio anche se non sembra. Bravissimo, ma bravissimo. Ti sto prevedendo tutti gli attacchi. Ok, tenuto. E lei non mi dovrebbe dar fastidio. Ok, palla di fuoco, tattica. Va bene. C'ho lui per difendere loro. C'ho anche te, qua, così tranquillo duro. Perché tanto io alla prossima cacatina che gli posso tirare ho vinto. Te quanti danni fai? 70, buono. Bene, una bella partita, dai. Era livello 10, quindi aveva le torri molto più basse di me e facevano molto meno danno. Però, insomma, aveva il livello delle carte che era giusto per l'arena in cui sto. Quindi, non dico che mi sento soddisfatto, però dai.
Un pochettino, siamo a 5k100. Ovviamente ho droppato come una me, perciò giocando così proprio sciallissimo. Ok. Dopo aver fatto diversi versi diversi, proviamo di combinare un push così. È molto rischioso, però. Ok. Zap nel momento giusto, va bene. Ok, mi va già bene così. Ciao. Mi va già bene così. Lui ha dovuto buttare via anche una palla di neve. Sono contento, cioè mi 5 di elisir adesso. Dovrei essere... Grazie. È gentile, mi fa piacere. È livello 11, quindi un po' più bilanciato di prima lo scontro. Li ho tirati troppo presto. Dovevo aspettare di aver più elisir. È un mio problema, è la pazienza. Sto incontrando un sacco di domatrici. Ok, posizionato al momento giusto. Dimmi che ci sta, dimmi che ci entra. Bravissimo. Ecco, però quello è un problema. Che fastidio, incredibile. Però ragazzo mio, se l'hai usata sul gigante non puoi usarmelo sulla domatrice. E soprattutto, per chi non lo sapesse, lui sta al di fuori del suo raggio d'azione. Tac. Lo metto qui perché so che... Ecco, precisamente. È uno spreco di elisir secondo me. Ok, ci metto l'oro. Una schicchera, un paio forse. Sì, due me ne sono prese, ma va bene così. Sì, però te sei un po' una piaga. Ah, per chi non lo sapesse, la domatrice si può difendere con la domatrice. Salve! Stia ferma lei! A me ha fatto sempre un sacco ridere questa cosa, non so perché esattamente. Adesso riscatta e ho paura che lui abbia di nuovo l'inferno, però vorrei che la... Esatto. Mi aspettavo e sono arrivato pure in ritardo. Porca miseria, mi scliccato. Va bene lo stesso. Siamo in una buona posizione. Gli abbiamo fatto i nostri danni. Adesso tranquillo. Sono abbastanza sopra di elisir. Abbiamo il tempo doppio. E va bene. Però l'hai tirata troppo presto, ragazzo mio. Perché adesso io c'ho lui. E ti cavo veramente, veramente tantissimo. Va benissimo, vedete. Per fortuna non sa tanto gestire la questione. Ok, ci metto lui dietro. Me la cava dai mani. Bene, non gli dà una schicchera, ma me l'immaginavo. Adesso tirerà sicuramente. No, non me l'aspettavo mai nella vita, però va bene. Ripartiamo da dietro. Dobbiamo ripartire da dietro. Va benissimo. Va bene, ce ne metto un altro. Adesso lui salterà e lei jumperà. E quindi io farò così e così. Non ho preso tutto, cioè non era esattamente quello che volevo fare, però io adesso contropuscio. Ehi, è troppo presto per contropushare, no, non è vero. Perché lui, dato che non ha molto elisir, farà così, e quindi io... Yeah, sono a torre! Anche questa, bella partita, sono sotto di trofei secondo me per il livello quale sono, però, come ho detto, è una road to 6k, quindi pian piano ci arriveremo. Terza ed ultima partita di oggi, il mazzo è sempre quello e mi sta soddisfacendo parecchio perché ormai mi sono talmente abituato ad usare il mini pecca che lo uso da un bel po', ma davvero tanto. Infatti lui ha le carte di livello basso e mi dispiace un sacco. Ok, una schicchera dovrei darla lo stesso, mi va benissimo. Mi accontento molto facilmente. Vediamo se riesco a fare questa operazione. Va benissimo, ci sono riuscito. L'ho bloccato quel secondo che mi serve. Allora, il mage non mi ha permesso di andare a hit. Ma mi sta bene, perché se non fa niente mi tiro anche una hit con il bombarolo. Il che non è male, perché il bombarolo fa veramente un sacco di danni. Fa 300 rotti danni. Ok, sono full, va bene, io parto dall'altra parte. Non so se ho fatto bene, perché adesso difendere quel ciccione lì sarà un bel problema. Ok, mi sta bene. Però io ripeto, difendere quello lì potrebbe essere un problema, ma forse neanche così tanto, perché ho la domatrice. E difendere quella è un problema, potrei lasciar passare quella e fare così. Salta, bravissima. Ecco perché vi dico che si può difendere un pecca con una domatrice. E in questo modo ho fatto molti più danni io di lui. Ah, sia pecca che mini pecca, non è una brutta cosa. Vediamo se il piccoletto... Oh sì, il cerbottaniere io lo adoro. È molto sottovalutato secondo me. Allora, la mia palla di fuoco fa 265 danni. Quindi fireball e cosa? Fireball zap non è sufficiente.
Questo se l'è preso. Aspetta, aspetta che gli mando un pollo. Tieni. Ok, però se tu mi tiri anche quello è un'occasione perfetta, perché la mia palla di fuoco è al 12 e te lo sega. E come ho detto, le carte fanno veramente la differenza. Quindi mini pecchino, bravo. Ma l'ho notato solo adesso, ha un mazzo che non ha senso. Mi sta abbastanza bene, difendo così, che non è niente di straordinario quella lì. Cioè comunque non fa così tanti danni, ragazzi, cioè parliamo. Allora qui quanti danni ho? 74. Quello è un problemissimo, quello è un problemissimo. Però se gli permetto di... ma porca. me l'ha fatto imprevedere sto piccolo infame. Bravo, bravo, bravo. Mi fa piacere, però devo stare attentissimo. Ok, sono andato bene, sono andato benissimo. Ok, difenderò il coso con il gigante in questa maniera qua. Ok, lei difesa. Aia, doppio pecca potrebbe essere un problemino. Ok, uno lo facciamo tornare indietro. Te ti mettiamo qua. Te ti mettiamo di qua. Te ti mettiamo qua, che dovrei arrivarci. E te ti mettiamo qua, che ho chiuso. Sembra, ma il ragazzo si era riacchiappato un bel point per due delisir. Perché un pecca comunque, anche se di livello basso, è sempre un problemino, non da poco. Se fosse stato di livello ancora più alto, quando me ne ha calati due, sarebbe stato un problema veramente grosso. Comunque, le nostre tre partite sono andate. Ci avvicineremo sempre di più a... allora bene, no, questa stagione sicuramente non ci riuscirò, ma la prossima voglio tentare di arrivare a 6000, anche se è veramente alto come traguardo, io ci voglio arrivare. Appena trovo la maniera di fare anche le live su Clash Royale mantenendo queste impostazioni di schermo qua, che è molto ficcante, sicuramente giocheremo insieme. Ma detto questo, un salutone, un abbraccio, mi raccomando, like, condivisione e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.